Ciao amici della MUTV, bentornati nella cucina di Maraldi Chef. Oggi proporremo un piatto che è immancabile nelle nostre cucine, il petto di pollo. Per non rendere questa ricetta monotona, vi propongo un'alternativa, un petto di pollo agli agrumi. Andiamo a vedere cosa ci serve. Due arance spremute, mezzo limone spremuto, sale, olio, un po' di burro, petto di pollo e farina. Iniziamo quindi con la preparazione. Mettiamo un goccino d'olio in padella, aggiungiamo il burro. Io metto un goccino di olio perché il burro raggiunge un punto di fumo all'incirca di 150-160 gradi. Con l'olio lo aumentiamo a 200. Il punto di fumo è quel momento in cui un alimento grasso raggiunge la decomposizione, incomincia a bruciarsi, in poche parole. Quindi aggiungendo l'olio lo portiamo a 200 e noi non vogliamo che tutto si bruci. Nel frattempo abbassiamo il fuoco, fuoco basso, e facciamo questo in tutta la padella. Lasciamo che il burro si sciolga e incominciamo ad infarinare il petto di pollo. Allora, l'infarinata molto blanda. Perché? Perché non è che devo andare in frittura. Mi deve solo aiutare sia per fare la crosticina a contatto con la padella e sia perché la farina, una volta staccata dal petto di pollo, insieme all'arancia che andremo a mettere poi, mi aiuta ad addensare e a formare così una bella cremetta. Quindi, diciamo noi una cosa semplice, così. Ok, qui siamo pronti. Incominciamo a mettere il petto di pollo. Sbrulliamo bene per far cadere la farina in eccesso, eh? Quindi noi non andremo a fare una cottura vera e propria nella padella, quindi in piastra. Andremo poi ad aggiungere l'arancia. E quindi un po' in umido, quindi il petto di pollo rimarrà morbido all'interno. Ecco qua. Facciamo così, lasciamo andare qualche minuto, dopodiché gireremo tutti i petti di pollo. A quel punto vedremo che il burro con l'olio andranno un po' via, si restringerà il tutto. E qui sarà il momento che aggiungeremo sia il limone che l'arancia. Ok, adesso il nostro petto di pollo l'abbiamo girato, vedi, è un po' dorato, la farina mi ha aiutato, e noi è proprio questo che vogliamo, questo qui, questo qui. Adesso andiamo a aggiungere l'arancia. E il limone. E alziamo leggermente il fuoco. Prendo il sale, non dimentichiamo mai il sale. Ok, adesso lasciamo, controlliamola, giriamo, facciamo la cottura per qualche altro minuto. Vedete già? Cremetta? Questo era un succo. Questo anche grazie alla farina. Ma la cosa buona di questa ricetta è che mettendo il succo all'interno la cottura del pollo rimane morbido, il pollo dentro rimane morbido e fuori ti fa una leggera crosticina. Ok, e questo è il momento. Spengiamo il fuoco. Vedi? La cremetta si è fatta, il petto di pollo è cotto. Andiamo ad impiattare. Il nostro petto di pollo agli agrumi è pronto. Un saluto a tutti gli amici della MUTV. Io resto a casa, mi raccomando, nella cucina di Maraldi Chef. Alla prossima ricetta.